Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo qui a Soveria Mannelli per il sit-in organizzato appunto dal Comitato Pro Ospedale del Reventino per scongiurare la chiusura dell'ospedale di Acquirina Parti nello specifico. Siamo insieme al dottor Paola che oltre a essere medico all'interno dell'ospedale di Soveria Mannelli è anche sindaco di Conflenti. Chiediamo appunto a lui come mai si è arrivati fino a questo punto e se c'è la possibilità invece di evitare la chiusura dei reparti o dell'ospedale stesso. Diciamo che questo purtroppo non dipende da noi, però credo che di fronte a una volontà popolare così manifesta oggi attraverso un'imponente partecipazione, e le vostre immagini saranno certamente eloquenti, io credo che il politico debba in qualche maniera soffermarsi e guardare attentamente a quelle che sono le esigenze della popolazione e soprattutto quella che è la cultura della civiltà di un ambito, di un bacino d'utenza che è molto ampio, sono 40.000 persone che fanno capo all'ospedale di Soveria Mannelli. Soveria è una cittadina di 5.000 abitanti, se è di 40.000 vuol dire che non è l'ospedale della città ma è un ospedale autenticamente di bacino e bisogna rispettarlo, bisogna dare le stesse opportunità, pari opportunità alle persone che fanno capo all'ospedale di Soveria Mannelli così come si fa nei confronti di quelle che fanno capo a centri di città più importanti e più metropolitane. Vorrei fare una domanda sia da medico che da sindaco perché immagino che lei riesca ad ascoltare i bisogni di ambo le parti. Cosa manca oggi in una struttura ospedaliera, non soltanto parliamo dell'ospedale di Soveria Mannelli, ma a carattere magari locale e anche nazionale, per migliorarla soprattutto? Ma intanto vorrei parlare delle difficoltà che noi incontriamo. Io sono il primario del pronto soccorso e devo dire che c'è una grave lacuna, nel senso che noi attualmente abbiamo un solo anestesista che lavora giustamente, fa le sue 6 ore e 20 di giorno e poi va via, quindi automaticamente si lascia uno spazio di più di 18 ore completamente vuoto, con la possibilità, o meglio l'impossibilità, di poter attingere a un servizio salvavita come il rianimatore, anestesista rianimatore, e il rianimatore serve per dare un'altra possibilità in più all'ammalato critico, all'ammalato molto grave, per evitare l'esito dello stesso, quindi è un fatto molto significativo, molto grave questa carenza. Dottor Paola, cosa possiamo chiedere alla politica e soprattutto a coloro che sono, diciamo, esponenti di un possibile cambiamento? Nella fattispecie, francamente, noi ritengo, è l'oggetto anche di questa riunione, che non si possa accettare che si ridimensioni anche il laboratorio analisi, la radiologia e la cardiologia. Sono questi dei servizi fondamentali che bisogna mantenerli, non sopprimerli, appunto perché bisogna dare dignità alla popolazione che fa capo all'ospedale di Soveria Mannelli. Finora hanno ridimensionato l'ospedale, ma non l'ingresso all'interno dell'ospedale, all'ingresso soprattutto a quegli ammalati, e per quegli stessi ormai c'è la cultura dell'ospedale e se si leva quello si leva un pezzo di civiltà. Perfetto, io la ringrazio del suo contributo e le auguro buon proseguimento. Grazie altrettanto per il servizio importante che state facendo, grazie.